accoglienza, si occupano semplicemente della procedura e della prima accoglienza dei richiedenti asilo, quindi molto spesso in questa fase i richiedenti asilo dormono per strada o dormono nelle strutture di urgenza di cui dopo parlerò, di emergenza. Per riempire questo modulo l'operatore sociale ha in genere un'ora, massimo due, tre, dipende anche un po' dalle città in cui il richiedente asilo si trova, con un interprete, hanno diritto a un interprete se il richiedente asilo non parla francese, e in questa intervista di due ore l'operatore sociale deve spiegare la procedura del richiedente asilo e a farlo riempire tutto il formulario. Ed è su questo formulario che si baserà poi l'intervista all'OFPRA, che appunto è l'altra fase della procedura di asilo. All'OFPRA è un po' il corrispettivo delle commissioni territoriali, se proprio vogliamo fare un paragone, solo che in Francia ce n'è una e basta, l'OFPRA è accanto a Parigi, quindi ogni richiedente asilo, quando viene convocato dall'OFPRA, deve andare a Parigi. Le interviste ormai sono diventate quasi obbligatorie, cioè circa il 90% dei richiedenti asilo che presentano la domanda di asilo in Francia saranno sicuramente convocati a Parigi per un'intervista all'OFPRA che può durare dai 5 minuti alle 4 ore. Non è prevista la presenza di un avvocato né di terze persone, quindi sono veramente interviste in stanze dove c'è l'interprete se ce n'è bisogno e i cosiddetti officiers de protection, sono dei funzionari dello Stato francese che sono stati che lavorano dopo aver passato un concorso pubblico. E dopo questa intervista c'è una risposta dell'OFCA, ma non ci sono tempi precisi, cioè non devono rispettare tempi precisi. La risposta può arrivare in un mese, come dopo sei mesi, sette mesi, non si sa. È una risposta scritta e di solito viene inviata anche tutta la trascrizione più o meno dell'intervista all'OFCA. Se la risposta è negativa, come spesso lo è, e vedremo dopo, i tassi di risposta sono veramente molto negativi in Francia, soprattutto nella prima fase, inizia la fase giurisdizionale. Davanti alla Corte Nazionale del Diritto d'Asilo, viene chiamata CNDA, è un tribunale amministrativo speciale, ovvero anche questo è accanto a Parigi, quindi ogni richiedente asilo, anche in questo caso, sa, se viene convocato deve tornare a Parigi, se non si trova già a Parigi. Ed è un tribunale amministrativo speciale, è un organo collegiale perché ogni udienza in questo caso è pubblica, perché è veramente un tribunale, e collegiale perché ci sono tre giudici, un giudice che rappresenta l'UNHCR, un giudice che rappresenta il Ministero degli Affari Esteri e un giudice che viene dalla carriera giudiziaria, spesso sono giudici che hanno lavorato al Consiglio di Stato, ma non solo. L'udienza in genere, allora in questo caso la presenza dell'avvocato è praticamente obbligatoria e quindi il richiedente asilo può decidere di scegliere un avvocato oppure di chiedere il gratuito patrocinio. Ci vuole circa c'è un mese di tempo per presentare il ricorso, solo un mese di tempo per presentare il ricorso e scegliere l'avvocato. Appunto la convocazione sistematica in questo caso, quindi tutte le persone che vengono che presentano un ricorso in Francia saranno convocati dalla Corte Nazionale e le udienze in questo caso che sono pubbliche durano al massimo un'ora, non di più. Per quanto riguarda i tempi di risposta della Corte Nazionale di Diritto d'Asilo, invece in questo caso sono imposti dalla legge e sono 3 settimane, ovvero 3 settimane dopo l'udienza la Corte invia per raccomandata la risposta scritta alla richiesta di asilo. Poi c'è l'altra fase davanti al Consiglio di Stato, ma non è per, è solamente per vizi di forma e quindi appunto ci sono 2 mesi di tempo solo per vizi di forma. Un'altra cosa importante da dire è che durante la fase il ricorso è sospensivo, quindi tutte le persone che introducono un ricorso davanti alla Corte Nazionale hanno il diritto di rimanere in Francia e quindi di avere accesso anche a un centro di accoglienza, mentre il ricorso davanti al Consiglio di Stato non è sospensivo. Una cosa importante della Francia, anche perché in Italia non c'è, in Francia esiste una lista dei paesi sicuri, questa è quella attualizzata.
al marzo del 2015. Lista dei paesi sicuri significa che i chiedenti asilo che sono originari di questi 16 paesi attualmente non saranno sottoposti alla procedura ordinaria, ma saranno sottoposti a una procedura prioritaria, ovvero, come vi ho detto prima, l'OFPRA, cioè nella prima fase di convocazione a Parigi, non ha limiti di tempo legali da rispettare per trattare la domanda di asilo, analizzarla e dare una risposta. Tutti i richiedenti asilo invece che vengono da questi paesi di origine sono sottoposti a una procedura prioritaria, ovvero l'OFPRA deve rispondere entro 15 giorni. Comunque non c'è una domanda d'asilo per famiglia, tutti i membri maggiorenni se vogliono fare domanda d'asilo devono presentare una domanda di asilo. Quindi appunto c'è una più o meno direi che è abbastanza stabile, anche se nel 2013 c'è stato un picco. Il governo francese dice, appunto, afferma che la Francia negli ultimi 6 anni non fa altro che conoscere un picco di domande di asilo, ma in realtà quando prendiamo una scala temporale molto più lunga, come si vede nello schema qua, la Francia è un paese di asilo storico e nella sua storia a partire dagli anni 80, che dallo schema iniziale, solo dagli anni 80 vediamo che ci sono stati vari picchi e che il picco degli ultimi anni non è assolutamente una novità ed anzi ci sono stati picchi molto, molto più elevati nella storia, diciamo, dell'accoglienza in Francia. Congo, Cina, Bangladesh, Russia, Siria, ma solo nel 2014 e nel 2013 non ancora. Albania, nel 2013-2014 c'è stato veramente un afflusso importante di albanesi, perché prima l'Albania non era un paese sicuro, poi è diventato un paese sicuro, quindi le 10 nazionalità che vedete qua spesso, a parte casi eclatanti come il Congo, la Siria o appunto altri paesi, spesso li fanno diventare, il governo francese li fa diventare paesi sicuri proprio per cercare di interrompere un po' il flusso di richiedenti asilo che vengono da questi paesi qua. Per quanto riguarda le decisioni, allora, vedete che le risposte positive in prima istanza dell'OFPRA sono solo del 12,4%. Le risposte positive significa status di rifugiato e protezione sussidiaria, perché in Francia non c'è la protezione umanitaria. Ci sono solo queste due forme di protezione internazionale. La protezione sussidiaria è ben il 22%, quindi effettivamente ci sono molti pochi status di rifugiati e molte più protezioni sussidiaria. Il dato aggregato era solo del 25,5% e nel 2012 era ancora più basso, perché era intorno al 22%. Quindi tutto questo per dirvi che uno dei grossi problemi in Francia sono i richiedenti asilo denegati. E i richiedenti asilo denegati sono nei centri di accoglienza che devono uscire perché non hanno ottenuto la protezione internazionale. È un grosso problema in Francia ed è anche un tema molto presente nel dibattito pubblico e tutti gli operatori sociali, è una delle grandi difficoltà che incontrano gli operatori sociali che lavorano nei centri. Chi ha diritto all'accoglienza? In teoria tutti i richiedenti asilo alla prima domanda di asilo e in procedura normale, quindi non indublinati e non quelli che sono in procedura prioritaria, di cui non parlerò, per tutta la durata della procedura, ma non durante il ricorso al Consiglio di Stato. Hanno diritto all'accoglienza quindi tutti i membri della famiglia e tutti i minori a carico. In realtà però non ci sono abbastanza posti, quindi se si prende in esame solo il numero dei richiedenti asilo in procedura normale, quindi non tutti gli altri, i richiedenti asilo che ottengono un posto di accoglienza in uno dei centri di accoglienza in Francia sono solo il 31%, significa che il restante 70% può tranquillamente ritrovarsi per strada durante tutta la procedura di asilo. Ora, spesso non si ritrovano solo per strada, anche perché ci sono grandissime differenze a livello nazionale. Grandi città come Parigi, Lione, Lille e Marsiglia effettivamente ci sono moltissime richiedenti asilo per strada. In città minori è più facile trovare un posto dove dormire. Allora, gli enti responsabili, appunto, è un sistema molto centralizzato, quindi è il Ministero degli Interni e le prefetture a livello locale che gestiscono il sistema di accoglienza, e l'OFIC, che è un altro ente legato al Ministero degli Interni, sarebbe l'Ufficio francese dell'integrazione e dell'immigrazione.
Nel sistema nazionale di accoglienza i centri principali sono i CADA, sono i centri di accoglienza per richiedenti asilo, ma piano piano siccome non bastavano i posti in questi centri di accoglienza, si sono sviluppate altre forme, quindi ad esempio accoglienza in hotel o appunto aspettando che si liberi un posto in CADA, o varie altre forme di cui magari parleremo dopo. C'è il vitto e l'alloggio, l'AMS sarà minore, se invece c'è solamente l'alloggio e i richiedenti asilo si devono occupare da soli di farsi da mangiare, di comprare da mangiare, l'AMS sarà molto, la sovvenzione sarà molto più privata. Letteralmente, se si pensa in Francia, soprattutto all'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, che è l'aeroporto principale di Parigi, da dove arrivano la maggior parte degli aerei internazionali, di voli internazionali. E c'è questa zona di attesa enorme, come se fosse un centro di detenzione dentro all'aeroporto, che si basa su questa finzione giuridica per cui la persona, anche se si trova di fatto sul territorio francese, giuridicamente non è ancora ammessa sul territorio francese, quindi le persone che arrivano all'aeroporto e fanno domanda di asilo vengono messe, se appunto sono arrivate senza visto, senza documenti, insomma vengono messe in questo centro dove c'è un esame minimo della loro richiesta di asilo, e se poi dopo vengono ammessi sul territorio francese possono effettivamente presentare la richiesta d'asilo secondo la procedura ordinaria degli altri richiedenti asilo. Il problema è che questo minimo esame della richiesta di asilo è veramente molto poco trasparente, c'è una possibilità di ricorso ma di meno di 48 ore, quindi è praticamente impossibile, e l'accesso a questo mega centro dentro l'aeroporto di Parigi è molto limitato, ci possono avere accesso delle associazioni. Ma insomma ci passa talmente tanta gente che è difficile avere una visione totale, e in media si sta, perché appunto non ci sono neanche dati ufficiali, ma si pensa di tutte le persone che passano da questo centro solamente un 20% viene ammesso sul territorio francese, altri vengono presi e rimessi subito sugli aerei. Se volete saperne un po' di più, purtroppo è solo in francese, c'è un rapporto molto ricco che viene pubblicato ogni anno da questo collettivo di associazioni che si chiama ANAFE, A-N-A-F-E, e che parla proprio delle pratiche dello Stato francese dentro a queste zone d'attente, soprattutto al centro appunto di cui vi parlavo, dell'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle. Per quanto riguarda invece diciamo i CIE francesi, che vengono chiamati CRA, Centre de Rétention Administrative, sono stati creati con la legge del 29 ottobre 1981, per il momento ce ne sono 25 in Francia, su tutto il territorio francese, per un totale di 1.755 posti. E il tempo di detenzione massimo di una persona dentro questi centri è di 45 giorni, anche la Francia è stata condannata molte volte perché c'erano minori dentro questi centri di detenzione, e appunto continuano ad esserci dei minori anche se tentano appunto di assegnare a domicilio la residenza, cioè dire a una famiglia di rimanere in cioè creare dei mini, sì, degli arresti domiciliari, una sorta di arresti domiciliari dentro gli appartamenti in cui sono le famiglie, per non metterle in centri di detenzione ma comunque lavorare per la loro espulsione.